pronti a rientrare. È tornato con noi Adriano Ercolani. Ci sei, Adriano? Buonasera ragazzi, come ciao. Va? Ciao Adriano, tutto bene, buonasera a te. Come va, tutto bene? Sì, tutto a posto, insomma, ci prepariamo a Natale newyorkese. A proposito di atmosfera di basket, insomma, qui New York non è che sta vivendo proprio un periodo particolarmente. New York è uno di quei posti dove quando inizia a piovere a livello sportivo poi finisce sempre che grandina. Assolutamente, ma proprio grandinano palle da bocce praticamente, altro che... Infatti era proprio questa la mia prima domanda: come si vive la situazione di Nets e Knicks lì a New York nella grande mela? E poi cosa ne pensi del rumor che dice che i Lakers sono interessati a Tyson Chandler e a Iman Shumpert? Allora, rispondiamo una domanda per volta. Qui devo dire il pubblico newyorkese, sia quello di Manhattan dei Knicks che quello di Brooklyn dei Nets, come dire, si entusiasma facilmente quando si comprano i giocatori, quando si fa la pre-season, quando sembra che tutto vada bene. Si perdono tre partite di fila, ecco fatto che fondamentalmente gli stadi si svuotano. Devo dire, c'è una cosa che poi neanche mi aspettavo moltissimo, soprattutto per quanto riguarda i Nets. C'è un distacco abbastanza preoccupante, secondo me, a livello proprio di supporto della squadra. Certo, i risultati sono quello che sono, però comunque siamo ancora decisamente a inizio stagione, soprattutto per quanto riguarda i Nets, la scusante infortuni mi sembra abbastanza valida. New York non la sta prendendo benissimo, appunto, a livello proprio di atmosfera, questo sì. Eh beh, insomma, un inizio peggio di questo era impossibile da pronosticare. Brooklyn i guai con lo staff tecnico e il coaching staff, mentre i Knicks proprio una squadra senza chimica e un non allenatore in questo momento come Woodson. Sì, decisamente, insomma, abbiamo visto anche i problemi con lo spogliatoio, i continui litigi con J.R. Smith. Insomma, atmosfera veramente abbastanza pesante che secondo me devono cercare di sistemare con delle decisioni abbastanza drastiche nel giro di poco tempo. E questo ci porta alla seconda domanda che mi era stata rivolta. Sì, sì, sì. Prego. Guarda, ti dico, nei rumor di trade ci sono varie questioni da valutare. Adesso ai Lakers secondo me serve assolutamente un playmaker o comunque un giocatore che dia un minimo di ordine. La domanda successiva è Shumpert l'uomo giusto? Se lo chiedi a me, io ti dico no. Guarda, sono abbastanza d'accordo con te, amico mio. L'importante è che al momento ci sia qualcuno, secondo me, che toglie palla dalle mani di Kobe per troppo tempo. Uno appena tornato da un infortunio così lungo, che è stato così lontano dai campi da gioco, secondo me non può fare il playmaker. Per forza di cose, visti gli infortuni, lo farà lui adesso. Se troviamo qualcuno che gli dà anche 10 minuti in meno di possesso palla, secondo me comunque è una cosa dovrebbe essere assolutamente utile. Ho dei dubbi su Shumpert, però come possiamo dire, insomma, meglio di niente. Per quanto riguarda la questione dell'eventuale scambio tra Gasol e Chandler, mi sembra che Gasol ai Lakers abbia adesso veramente molta molta poca voglia di stare, sia per la situazione che si è creata con il rapporto con D'Antoni, soprattutto per un sistema di gioco che non lo favorisce. C'è da dire, io ho visto quasi tutte le partite dei Lakers, sì, c'è l'infortunio alla caviglia, inizia ad avere una certa età, mi sembra che si stia impegnando anche abbastanza poco il grande Po, insomma, giocatore io poi adoro. Anche capire nelle interviste, insomma, quando si lamenta con il coach. Sì, decisamente, cioè, forse anche un po' va anche un po' troppo sopra il consentito. È finito? Nelle mie interviste. Secondo me il rapporto d'amore tra D'Antoni e Gasol non è mai veramente sbocciato. Adesso sicuramente è finito. Io direi, mi perprime il fatto che comunque dobbiamo eventualmente lo scambieremo con un giocatore che fisicamente non è che stia poi tanto meglio di, anche a livello, insomma, di anagrafe, non è che stia poi tanto meglio di Gasol. Anche a livello di infortuni, sì. Esatto, se è una trade per liberarsi di un giocatore che adesso non vuol starci più, è un conto. Se facciamo una trade perché crediamo che la situazione dei Lakers migliori con Chandler al posto di Gasol e Shumpert a fare da playmaker, è tutt'altra questione. Rimane comunque una stagione dei Lakers
che se ci va bene è transitoria. Se proprio facciamo l'esploit, si arriva a un primo turno di playoff per uscire poi senza tanti rimpianti, insomma. Non credo che questa eventuale trade cambi la stagione dei Lakers, anche se verrà fatta. Non so, voi che dite? Beh, diciamo che allora, se li fossero stati ad est, avrebbero in questo momento grandissime chance di qualificarsi ai playoff. Ad est, anche se prendevano mica te, probabilmente. Esatto. Purtroppo di qua, pensa che ad oggi Golden State sarebbe fuori. Sì, sì. Quindi la concorrenza è tanta. Io ho visto un paio di partite su dei Lakers ultimamente, e diciamo che passo ultimamente come uno dei difensori di Gasol, perché vabbè, innamorato della sua straordinaria tecnica. Però ho visto quella contro Charlotte, e ad un certo punto, dopo che stava tirando malissimo, non rientra praticamente in difesa, Walker entra in penetrazione, fa due punti facili e Bryant se lo mangia. Me la ricordo benissimo quell'azione, non sarebbe rientrato in difesa neanche se lo prendevano in braccio i compagni, guarda. Quindi secondo me lì non è tanto, non so tu come lo pensi, non è tanto un fatto che non ci sei fisicamente, è che proprio non ci sei, cioè non ci sei con la testa, non ci sei con la voglia. Secondo me Gasol ha staccato quest'anno, l'anno scorso, cioè è sempre, allora, diciamo che dopo i due anelli è sempre stato un giocatore che è andato a corrente alternata. Secondo me si è sentito abbastanza soddisfatto di quelle due vittorie. Poi non ha, secondo me anche a livello psicologico, non ha mai reso poi al 100% come ha fatto per i primi due anni e mezzo di Lakers. C'è da dire, però, volendo allora andare secondo me alla radice del problema, che comunque, forse ancora più di Gasol, il problema è nella panchina dei Lakers, è chi li allena. Quindi diciamo il signor D'Antoni, senza fare nomi e cognomi. Il signor D'Antoni quest'anno, con una squadra, come non voglio dire mediocre, ma comunque da, appunto, da nono, decimo, undicesimo posto a ovest, non mi sta convincendo, sinceramente. Non mi sta convincendo. I Lakers stanno andando veramente a corrente alternata. All'interno di una partita riescono ad accendere la spina e a staccarla nel giro veramente di 30 secondi. È una squadra psicologicamente, credo, labilissima. Spesso ha bisogno di andare sotto di 20-25 punti per poi iniziare a giocare una partita. Concediamo sempre, ma sempre, primo e terzo quarto. Vi ricordate la partita in casa contro i Timberwolves? Dopo che avevamo perso, mi sembra, uno o due partite, abbiamo concesso 47 punti il primo quarto. Sì, 47 punti, record di franchigia probabilmente. Proprio su questo discorso della gestione D'Antoni, no? Una domanda che ti faccio io. Ho detto, non ne ho viste tantissime ultimamente, ne ho viste due, ho visto due rotazioni totalmente diverse. Credo che al momento, tolto vabbè, i problemi degli infortuni, quindi Nash fuori, Blake fuori, Farmare fuori, tolti questi problemi, ma soprattutto nel reparto guardie barra esterni, quindi alla piccola, così non ci sia una certezza di chi è il titolare vero, chi è il quintetto che va in campo quando la squadra è in difficoltà, qual è il quintetto che chiude, guarda, il match. Cioè, ho visto all'interno di due partite, che è poca cosa, no? Tanti stravolgimenti e tanti quintetti diversi. Addirittura uno è stato ripreso dalla panchina Robert Sacre, che quella prima non aveva giocato. Gaman panchinato, ha pure lui problemi fisici. Poi Blake si è infortunato. Esatto. Non vedo nella gestione di D'Antoni una sicurezza anche da parte sua per quelli che sono i giocatori su cui lui vuole puntare, ma è un po' come, dal mio punto di vista, come se oggi, che non so, si accende Xavier Harry a 30 minuti, domani fa due canestri in fila Nick Young 30 minuti. Non so come la vedi questa cosa, forse ho un po' esagerato nell'esempio. No, guarda Giancredo, sono assolutamente d'accordo. Infatti, se ricordate, qualche giorno fa ho postato un commento sulla pagina Facebook di Rebound, dicendo che a me la questione della panchina dei Lakers, che mi sembra molto migliorata rispetto agli anni scorsi, non convinceva, fondamentalmente perché in realtà non si capisce qual è la panchina e non si capisce qual è il quintetto titolare, tolti gli infortuni poi ovviamente, ma quando tu mi parti con, appunto, come dicevi tu, con Sacre in quintetto, mi sembra anche abbastanza ovvio che poi magari i vari Young o i vari Henry facciano meglio, insomma non è proprio facilissimo.
e siamo comunque una squadra che sta con un record negativo e che comunque non ha una sua fisionomia, non ha una sua fisionomia di gioco. Sì. Per quanto il paragone possa sembrare forse improbabile, a me veramente D'Antoni in alcuni momenti mi sembra il Zeman del basket. Sì, ha i suoi schemi, ha la sua idea e non riesce mai ad adattarla ai giocatori che ha a disposizione. E secondo me questo alla lunga, cioè se magari nel breve può dare spettacolo, può dare canestri, può dare una valanga di tiri da tre, alla lunga confonde i giocatori, sicuramente non migliora l'ambiente a livello di spogliatoio e comunque appunto tatticamente si rimane sempre in questo limbo. I Lakers, mi si potrà anche dire che endemicamente non sono una squadra che difende, e anche qui avrei qualcosa da obiettare, però comunque non sono neanche una squadra che attacca con questo sistema di gioco, secondo me, perché poi si vive e si muore sul tiro da tre anche in momenti della partita in cui probabilmente non ce ne sarebbe bisogno. Poi c'è questo Kobe Bryant che, come dicevi prima, è appena tornato, gli fanno fare il playmaker anche vista l'assenza di Steve Blake, e insomma la rotazione della palla non è che convince più di tanto. Ma certo, io immagino anche a livello psicologico Bryant, che poi comunque ha un ego, come sappiamo, smisurato. La seconda partita gli metti palla in mano per praticamente tutte le azioni, perde magari la prima partita, perde 8 palloni, contro Charlotte mi sembra ne abbia persi 7. Secondo me Bryant a livello psicologico, non dico che lo stanno distruggendo, ma sicuramente ha molta più tensione addosso che se avesse fatto il suo. Ma distruggere Bryant a livello psicologico ce ne vuole, secondo me ha distrutto lui Gasol, giustamente dopo quella penetrazione di Walker, di Kemba Walker che dicevamo prima, perché veramente se lo mangia lui secondo me è ancora quello che un po', se avesse veramente voglia di sistemare le cose, nel senso di fare il leader, è quello che potrebbe veramente dare la svolta alla stagione dei Lakers. Purtroppo secondo me però capisce che questa non è una squadra da titolo, pure che lui, diciamo, sposasse totalmente la causa, e quindi viene pure meno a quelle poche cose per sistemare, no? Tutto il gruppo. Mi auguro che Bryant capisca che questa sicuramente sarà una stagione interlocutoria, però come posso dire, potrebbe anche essere una stagione esca. Se riescono a fare a migliorare le percentuali, se riescono a migliorare anche appunto la possibilità, arrivare addirittura alla possibilità di farsi un primo turno di playoff, magari si può invogliare qualcuno dei free agent dell'anno prossimo a venire. Ed ecco fatto, non dico magari appunto dei nomi che ci possano portare al titolo nel 2014. No, ha detto titolo, Giorgio. Sì, infatti ho detto titolo, no, per favore, Anthony no. Anthony no. Già, immaginate appunto un'altra volta D'Antoni e Anthony, poi mamma no, mia, Bryant a fare il terzo incomodo. No, non se ne parla proprio. Spero veramente di no. Ultima domanda per te, Adriano, riguardo ovviamente la firma del contratto di Kobe Bryant. Non possiamo non chiederti una tua opinione a riguardo, visto che si sono scatenati i fan di tutto il mondo, i fan giallo-viola. Beh, Bryant sicuramente ci ha guadagnato. Per 2 anni quel contratto è veramente altissimo. Credo sia onestamente dovuto dai Lakers a tutto quello che Bryant ha fatto per la franchigia in questi anni, anche dopo la grande diaspora di coach Jackson e di O'Neal. Lui comunque è rimasto, si è preso la squadra sulle spalle, qualche volta è andato forse anche oltre il dovuto, quanto appunto ad accentrare il gioco e tutto, però comunque è uno veramente di quei giocatori simbolo. Sempre facendo paragoni con un'altra squadra che tifo, la Roma, è come appunto il prolungamento del contratto. Appena segnato destro, quindi ti diamo una buona notizia, Adriano. Mi sembra un'ottima notizia. Che bella questa commissione di sport in diretta, mi piace. Appunto, è come il prolungamento del contratto per Totti, è comunque il simbolo della squadra. Penso che gli venga dato merito di questo, insomma. Però, e quel contratto è l'esplicazione di questo, fondamentalmente. Speriamo non vincoli troppo a livello di salary cap. Esatto. Secondo me come confronto ci sta. Non per quanto hanno vinto, perché ovviamente Bryant ha vinto di più a livello di singola vittoria nel campionato e quant'altro. Però come tipo di contratto che viene firmato, un po' anche il riconoscimento a quello che è stato in passato, l'importanza per la squadra. Sono d'accordo. Poi vediamo anche il rovescio della medaglia. Bryant ha fatto grandi Lakers,
come Totti ha fatto la grande da Roma, ma anche il contrario, sia ben chiaro. Cioè, questo tipo di rapporti così duraturi e così simbolici non sono mai univoci, sia ben chiaro. Certo, anche perché Bryant aveva il cappellino degli Hornets la sera del draft. Vabbè, è passato così tanto tempo che insomma credo che nessuno se lo ricordi e nessuno veramente ci pensi, dai. Oddio, che orrore, veramente. Va bene, Adriano, grazie tantissimo per essere stato qui con noi, ti lasciamo probabilmente alla Roma. A questo punto assolutamente, direi, guarda. E ci risentiamo al più presto, insomma, grazie ancora. È sempre grazie un piacere, Adriano, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao.